era quello di trasportare i 30 quintali di viveri e materiali scaricati dai camion dopo 400 chilometri di Pampas fino alla base ovest della montagna. Un percorso di 60 chilometri che si doveva compiere a piedi. Difficile dietro di ghiaccio e roccia e non riusciamo a percorrere che pochi metri al giorno. Un sogno e un incubo, perché ci fece capire che un uomo per fare cose eccezionali deve uscire da se stesso.